partiamo dal presupposto che sto sul mio letto, perché questo è il letto dove dormo, e ho messo il telefono col treppiedi sul dizionario di greco, di latino e di inglese, quindi fantastico. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, buona domenica. Nelle mie storie di Instagram, seguitemi a proposito, vi dissi un giorno che stavo sistemando la camera dei segreti. La camera dei segreti a casa mia è tipo un ripostiglio enorme, è tipo un buco nel muro. Ragazzi, siamo ancora qui, ma almeno adesso il pavimento si vede. Mamma mia. Signori, abbiamo iniziato alle 9 la liberazione della camera dei segreti. Mezzogiorno e 20 abbiamo finito. Ho trovato una cosa molto interessante. Questo quaderno, dentro questo quaderno io, qualche anno fa, tanti anni fa, scrissi una fanfiction. Cioè io vi giuro che non mi ricordo niente. Non sapete quanto è stata grande la tentazione di aprire questo quaderno, ma non l'ho fatto perché voglio che sia proprio una reaction. Alessio, io ho tanta tanta paura. Intanto la prima pagina, la copertina, inizio del libro, 20 agosto 2014, quindi parliamo di 5 anni fa. Fine libro, 4 settembre 2014. Cioè praticamente io ho scritto una fanfiction in 2 settimane. Più di 2 settimane. Il titolo è Storia di un adolescente. Annotazione: questa storia è tutta ambientata nel mio universo parallelo, perché diciamocelo, nella mia vita reale non si realizzerà mai niente di tutto ciò. Cosa sono sante parole, ma che cacchio di problemi avevo? Questa fanfiction ha 15 capitoli. Quindi io stavo pensando, magari vi leggo solo una prima parte della fanfiction e poi il continuo, magari ci sarà domenica prossima, ci sarà un altro giorno, non lo so, fatemi sapere nei commenti. Primo capitolo. Allora, Madonna, tra l'altro che scrittura, raga. Che scrittura meravigliosa, vabbè. Non avrei mai pensato di innamorarmi, e già partiamo così. Ma poi entrò lui nella mia vita e ho capito che mi sbagliavo di grosso. 14 anni, anzi 13 e mezzo, perché io faccio gli anni a settembre. Questa è la storia di come la mia teoria sull'amore fosse sbagliata, che manco una donna vissuta. Sto registrando. Oddio, me lo ricordo, sai che una volta l'ho letto. Dunque, era un pomeriggio d'estate e io, non avendo niente da fare, decisi di uscire con le mie migliori amiche, Ginevra e Valentina. Ah, ok, allora Ginevra e Valentina erano le mie due amiche del cuore dell'epoca. Ah, dimenticavo, giustamente, io mi chiamo Cristina, giusto, mi firmo dopo una vita che inizio a scrivere. Ho 14 anni e vivo a Roma. No, Aprilia, mi dispiace. Cioè, non proprio. Sono proprio prevedibile. Vabbè, ho i capelli castani e gli occhi marroni. Dicevo, che volevo uscire con Gigi e Vale. Ah, giusto, erano i loro soprannomi. Così le chiamai e loro mi diedero subito conferma. Dopodiché andai in camera mia a vestirmi. Mi misi, due punti, un paio di shorts colorati. Chi se li mette più gli shorts colorati? Una maglietta bianca, le mie amate Air Force. Ah, raga, nel 2014 andavano di moda le Air Force. Le Air Force One, quelle con lo strappo, ce l'avevano tutti, ce l'avevo anch'io perché appunto ce l'avevano tutti e le volevo. Li aspettai ad Aprilia, che è la mia città, vicino alla statua di San Michele. Ed era tipo l'appuntamento tattico con le amiche. Dopo quasi un quarto d'ora, considerando la loro puntualità, arrivarono. Questa, diciamo che non è così falsa, tra virgolette, come cosa, perché vi giuro, quando dovevamo uscire, vi parlo sempre di 5 anni fa. Io vi giuro che ero la prima ad arrivare perché sono una persona super puntuale e loro arrivavano come minimo mezz'ora di ritardo, io ad aspettarle. Un quarto d'ora era pure poco. Gigi indossava, ah, pure l'outfit di Gigi, incredibile. Indossava un paio di shorts verdi, una maglia bianca e delle scarpe con le borchie. Beh, invece Vale indossava una maglia fucsia, dei shorts neri e un paio di Vans. Meh. Ah, il primo capitolo finisce così, con la descrizione dell'outfit. Incominciamo la nostra passeggiata. Così, il secondo capitolo inizia così. Mentre camminavamo, abbiamo parlato del più e del meno, visto che non ci vediamo da 3 giorni. Ammazza! 3 giorni, chissà cosa può essere successo. Dopo tutta la conversazione, Vale disse: raga, ma secondo voi, onestamente, sono brutta? Ma che cazzo di domanda è? Io ero un passo dal dargli una gomitata. Gigi rimase in silenzio. Ad un tratto spensi quel silenzio che era calato. Ma no, Vale, perché dici così? Perché non ho un fidanzato, giustamente, al tempo. Non avevi un fidanzato in quanto eri brutta. Vedo già molte della nostra età con qualcuno che si sbaciucchiano. Raga, hashtag sbaciucchiano. 14 anni, per non dire altro, vabbè. Disse con tono seccato. Quelle là si chiamano, non posso dire. Disse Gigi ironicamente e cominciammo a ridere
come matte. È per questo che le adoro. Vale dice cose stupide, Gigi risponde con altre cose stupide, infine ridiamo. Ammazza, questa è l'amicizia. Facendoci quella conversazione alle spalle ci andammo a prendere un buon gelato. Giustamente era estate e tu hai voglia di gelato. Io ho preso uno yogurt al cioccolato senza cereali. Madonna raga, io ho appena pranzato, mi sta venendo fame. Gigi lo stesso solo con i cereali. E Vale un cono con gelato bianco e fior di latte. Cioccolato bianco e fior di latte, scusate. Mentre mangiavamo il gelato andammo a sederci su una panchina della piazza. Ecco, questo così finisce il secondo capitolo, mamma mia. Io non ho parole. Terzo capitolo. Quel pomeriggio la piazza era quasi vuota ed era molto strano visto che era sabato pomeriggio. Finito il gelato, Gigi riconobbe un ragazzo in lontananza. Ah, quasi inizia a far succedere. Ragazzi, accompagnatemi a salutare quel ragazzo, disse Gigi quasi mettendosi in ginocchio. Giustamente tu a 14 anni ti vergogna, almeno io ero così, a salutare il tipo che... Un tipo, vabbè. Ci avvicinammo a quel ragazzo e ai suoi due amici. Quel ragazzo si... Oddio, forse ho capito. Oddio, ho capito. La fanfiction era ispirata ai ragazzi della fiction italiana Braccialetti Rossi. Io c'ero, vi giuro, raga, io ero andata in fissa con Braccialetti Rossi. Ho visto tutte le stagioni. Il mio preferito era Mirko Trovato, l'attore che interpreta Davide. Non so se l'avete visto, fatemi sapere nei commenti se avete visto Braccialetti Rossi. Ecco per chi era la fanfiction. Raga, vi giuro, io in quel periodo ero in strafissa, strafissa con Mirko. Era tipo la mia prima crush. Tra l'altro l'ho anche incontrato. Io ho fatto le poste sotto casa, una roba assurda. Vabbè, finiamo di leggere. Chiusa parentesi. Quel ragazzo si chiamava Brando. Brando, infatti, era Brando Pacitto che interpretava Vale in Braccialetti Rossi, madonna. Aveva i capelli ricci e mori ed era abbastanza alto. Appena arrivammo, Gigi e Brando si abbracciarono. Dopo ci presentò a Brando i suoi amici. Giustamente, perché una buona amica deve presentare le sue amiche single ad altri. Ciao, piacere di conoscervi. Loro sono i miei amici Carmine e Mirko. Perché infatti Carmine interpretava appunto Leo in Braccialetti Rossi. Vabbè. Carmine era alto come Brando, aveva i capelli neri e gli occhi verdi. Mirko aveva i capelli ricci e castani e gli occhi marroni. Era tipo il mio fidanzato ideale quando avevo 14 anni. Erano carini tutti e tre, ma quello più carino era Mirko. Lo so bene. Almeno per me. Vale invece non faceva altro che guardare Carmine e Dio Mirko. Brava, l'avevo intuito. Siamo felici di conoscervi, mister Mirko e Carmine. Io e Vale ci davamo delle occhiatine quando Brando disse... Ci davamo delle occhiatine quando Brando disse... Che perché sta... Vabbè. Perché non facciamo una passeggiata tutti insieme? Tutti accettarono e tutti uscimmo. E uscimmo tutti insieme. La grammatica è andata a quel paese. Fine del terzo capitolo, ma continua nel prossimo episodio. Quindi ricordiamoci che ci siamo fermati al capitolo 3. Allora, partiamo dal presupposto che io veramente ero pazza di Mirko. Non sto scherzando, mi ha pure autografato un libro. Allora, praticamente io comprai questo libro, che era quello di Albert Espinosa, quello da cui è stata ispirata la serie spagnola di Braccialetti Rossi, poi italianizzata e poi in America l'hanno fatta. E questo era l'autografo, questo è l'autografo di Mirko, insomma. Era tipo il mio preferito, la mia crush, il mio tutto. So che ha girato una serie TV su Netflix, baby. Io sto aspettando la seconda stagione che esce settimana prossima e me la devo troppo vedere. Io penso di essermi vista baby solo per Mirko, perché non è una trama che mi piace tantissimo, però l'ho vista solo per Mirko. Adesso andiamo a leggere tutte le annotazioni e cose che scrivevo nel mio quaderno. Mamma mia. Allora... I vari salve everybody, zap, one direction, Watanka, infatti, cioè la frase dicevano i protagonisti, i Braccialetti Rossi, Watanka, vi giuro, io ero in fissa. Così sia detto, così sia scritto, così sia fatto, Watanka, infatti. Oddio, allora in quel periodo vi giuro che io ero in fissa anche con i Bars and Melody. Allora, vi spiego brevemente. I Bars and Melody sono un duetto. Hanno iniziato la loro carriera UK's Got Talent. Io, tipo, mi ero innamorata di loro. Tant'è che ho sentito tutte le loro canzoni. Non li conosce nessuno. Infatti, una canzone è You're My Shining Star, 'Cause I'm Hopeful, I'll Be Missing You. È bellissima. Poi sono tutte le cheat delle loro canzoni. Ah, 15 dicembre 2014 si avvicina Natale. Fantastico. Mio padre quest'anno non mi vuole fare il regalo di Natale perché dice che sono grande e non devo più ricevere. Cavolate, i miei amici in altro posto hanno l'iPhone 6. Io non
parole, Alessio non ha parole per cui... Mamma mia. Basta trash per oggi, ci vediamo alla prossima puntata, mamma mia. Vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e commentare qua sotto se avete visto Braccialetti Rossi. Tornerò settimana prossima, quando è possibile, con il secondo episodio della fanfiction. Soprattutto tornano i post partita settimana prossima, perché ripartiamo con la serie A. Vediamo al prossimo video. Che imbarazzo.